Benvenuti sul mio canale YouTube, sono TuffoMix, ragazzi, siamo su eFootball 2023, siamo nella seconda stagione. Ho fatto una partita registrata, ve l'ho fatta vedere ieri, poi ne ho fatte due così offline, ma non sono andate molto bene e vi faccio vedere subito come sono andate, un pareggio e una sconfitta. E oggi ritorniamo a giocare, siamo in settima, ragazzi. Ovviamente i giocatori sono tutti di settima e di sesta, sono tutti quelli di terza e di quarta, che ovviamente erano quelli retrocessi. L'ultimo beccato era uno di sesta, che non so neanche dire la verità se effettivamente era di sesta o cosa, ma era bravino, vediamo. E cazzo, era uno di terza che era in sesta. E quello precedente abbiamo pareggiato 1-1, invece era uno di quarta, che era in settima. Ci sta, ragazzi. In settima ci sono giocatori di quarta e anche di terza, quindi ovviamente facciamo fatica a vincere, a andare avanti. Ma adesso noi continuiamo. Intanto, prima di tutto, ringraziamo tutti coloro che mi seguono, che lasciano un commento, che lasciano un like, che lasciano una condivisione, che si iscrivono al canale. Grazie, ragazzi, perché grazie a voi che il canale sta crescendo. Vi ricordo che in descrizione sotto questo video troverete due links, perché è plurale, no? Links, se era uno era un link, due sono links al canale Telegram e al gruppo Telegram, gruppo di TuffoMix e Football, dove potete scrivere quello che volete, consigli, parlare di giochi, oltre che di football, anche di calcio in generale, quindi di PES, di FIFA, ma anche di calcio giocato realmente, Serie A, Serie B, squadre estere, nazionali, quello che volete. È un gruppo di calcio, si chiama Football, ma è di calcio. E poi c'è il canale YouTube TuffoMix, dove lì metterò le novità che porterò quando farò le live, queste cose qua, insomma. Quindi, ragazzi, mi raccomando, Telegram non costa nulla, è gratuito. E l'applicazione c'è per iOS, per Android, per PC, per Macintosh, si può dare anche da browser, da web. Quindi, ragazzi, mi raccomando, vi aspetto tutti su Telegram per fare una piccola community e parlare un po' di calcio e trascorrere anche il tempo insieme con i consigli di tutti quanti, anche perché io stesso di consigli ne ho bisogno. E adesso, ragazzi, dobbiamo cercare di fare dei punti, perché qua no, non è che rischio di retrocedere in ottavo, prima o poi dovrei riuscire anche a vincere, però ne voglio vincere tre per andare in sesta divisione. Quindi occhio al matchmaking, e nel frattempo che partiamo con il matchmaking, un salutone ai nostri amici che portano questo stesso gameplay, quindi è Football 2023. E sono in ordine sparso della Ace e Burneo, Ale Benny 86 e Alessandro Gamer. Sono quattro ragazzi bravissimi a giocare a football, sicuramente molto più bravi di me. Viaggiano tra la prima, la seconda e la terza divisione, quindi molto più bravi di me sicuramente. Fanfan delle belle giocate, hanno il loro canale YouTube, portano live e anche episodi registrati. Quindi mi raccomando, andate a trovarli perché sono veramente in gamba e simpatici oltretutto. E poi abbiamo altri due amici da andare a trovare, ovviamente. Abbiamo Squalo Calcio e Lupo del Tubo. Non si occupano di football, di altre cose, di motori, di altri giochi di calcio, di simulazioni, fanno altre cose, però anche loro sono simpatici e in gamba. Nella mia sezione apposita canale trovate il loro indirizzo per andare a trovare. Mi raccomando, ragazzi, andate a trovarli, mi farà piacere sicuramente perché so che qualcosa di bello che portano a voi piacerà. Allora, ragazzi, giochiamo contro questa squadra qua, che non mi ricordo neanche più che squadra è. Comunque, squadra maglia rossa, noi usiamo la maglia della SPAL bianco-azzurra, ovviamente i colori di Ferrara. E andiamo avanti e vediamo un po' le formazioni da schierare in campo quest'oggi. Allora, vediamo subito. Çalhanoğlu e Freccia bella su, è un po' messo malino Hernandez, però gli altri sono messi tutti abbastanza bene. Vediamo se in panchina c'è qualcuno che vale la pena cacciare in campo. Abbiamo anche Jordi Alba, che potrei mettere al posto di Hernandez, ed è Freccia su. Poi, ragazzi, vediamo, in panchina abbiamo anche Drogba, Neymar, Messi, De Bruyne, De Paul, tutti giocatori che sono molto forti e che vanno bene per poter poi cambiare eventualmente in corsa se ce ne fosse bisogno. Ragazzi, direi di cominciare. L'avversario non ho visto la sua formazione. Haaland, Mbappé davanti a due che corrono veloci, ragazzi. Jesus, Messi dalle parti, Rijkaard e Makelele forti, ragazzi. Cannavaro, Marquinhos, Robertson, Kimmich tedesco, ragazzi, 99, Courtois, ragazzi, ha dei bei giocatori, ragazzo, ha dei bei giocatori. Ha dei bei giocatori, va bene. Direi di andare a cominciare, ragazzi. Vinca il migliore, ovvero l'avversario, come sempre, perché io non sono affatto migliore. Comunque mi diverto. Sono qua per divertirmi. Accetto i vostri consigli. Me ne hanno dati dei consigli ai ragazzi ultimamente
nei miei commenti, quindi li ho provati, li ho ascoltati, alcuni sono stati buoni, alcuni altri un pochino meno, ho adattato la squadra anche con i giocatori che mi hanno consigliato e adesso abbiamo questo modulo a due punte che probabilmente mi sto trovando un po' meglio ultimamente, anche se le ultime partite non sono state il massimo. Vediamo subito di cominciare con calma, eh. E non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Nel frattempo la gara è iniziata. Bravo! Una palla d'oro tra i piedi, può colpire! Un gol pazzesco, pazzesco! E prendiamo subito gol come sempre all'inizio, perché per noi è prassi comune beccare un gol. Adesso va, giochiamo meglio ragazzi, cerchiamo di giocare meglio perché... Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. La spalla parte decisamente con il piede sbagliato. Ecco. Vediamo se può capitalizzare. Mbappé, sensazionale Courtois. E invece Mbappé non lo fa il gol, perché ovviamente loro lo fanno ma noi non lo facciamo. Ma è normale questa cosa ragazzi, perché in genere io tiro in porta e me la parano, tiro l'avversario e mi fanno sempre gol, ma è una cosa che è normale, è prassi comune questa cosa. Spazza via, pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. La gioca in profondità. Mbappé, Mbappé. Mbappé, troppo lontano Mbappé. Troppo lontano Mbappé. Non era facile. Ma quando una conclusione così va dentro, diventa un europeo. Facciamo così. Peccato. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Peccato, eh. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Ah, peccato. Provano a partire in velocità. Barella. Pallone interessante, in verticale. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. E trova bene il compagno. Hollande. Così via. A partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Peccato, no. Prova la va bene così. Evita il gol con una va bene di così. Una parata eccezionale. Ha avuto un risolino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Ma no, ma perché? Per il contropiede. E passa. Ma dai, ma che cazzo! Cercano l'azione veloce. Mbappé. Casemiro. Barella. Barella! Conclusione sul fondo. Ragazzi, noi non facciamo gol, noi tiriamo ma non si fa gol. Il nostro avversario tira e lo fa. Ma è normale, è tutto normale nel gioco di... Vai. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova con la palla lunga. C'è l'opportunità per il contropiede. Riceve la palla sul filo del fuorigioco. Fuori. Il protagonista di uno scatto imperioso. Vai subito. Holland. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Ma non riesco mica, ma oh. Opportunità di ripartire. La mette sulla sinistra. Bravo. Prova a darla profonda nello spazio. Jordi Alba. Çalhanoğlu. Riceve il passaggio. Mbappé! Ma no! Ha provato ma niente di fatto, non si darà più. Laga, no, non è possibile, non riesco a farla metterla dentro io, non riesco a metterla dentro, ragazzi.
Henderson. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Sceglie di andare per vie verticali. La gioca sulla destra. Da lì può concludere. Adriano! Porca troia! Splendido l'intervento del portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Ci prova con un pallone profondo. Errore qui, pallone sprecato. Scodella in avanti. E trova il compagno. Mbappé! La palla era all'angolino, ma il portiere ci è arrivato. Cercano l'azione veloce. Alza la palla in profondità verso un compagno. Dai! Che cazzo! L'ho di testa, l'ho colpita io. Direi che il portiere è stato impeccabile. Di testa stavo colpendo, Come cazzo è possibile che me l'ha presa? Fa avanzare la manovra. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Cerca l'uomo là davanti. Vince il duello e la fa. Ah, merda. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Barella. E conquistano il pallone e il pallino del gioco. Esse. Lo so. Niente, non riesco a andare su, ragazzi. Io faccio il possibile. Mi sto impugnando come pochi. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ma dai, che la passata era bella questa! Kimmich. Si concludono. Passa al portiere questo grande. Di calcio. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo. Va bene, ragazzi. Nonostante ci sia un solo gol. Ti importa con cosa abbiamo fatto, Fino adesso non come lui. Tre ti importa anche lui. Possesso palla, 6 tiri in totale, più passaggi. Fatti più passaggi riusciti. Lui 3 parate, ragazzi. Noi no, perché uno ci ha fatto gol. Ovviamente uno ci ha fatto gol. Dai, ragazzi, diamoci un po' di contegno. Siamo più. Attenzione qua, che se parte questo in contropiede ci fa subito gol. La SPAL ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Ecco un'occasione di contropiede. Ecco Adriano. Mbappé. Ecco Adriano. Adriano prova centralmente. Porca puttana. Qui può partire il contropiede. Bella apertura. Guadagna metri. C'è l'opportunità per il contropiede. Ah, niente. Non riusciamo a. E non c'è modo di agire. Non riusciamo ad andare su, ragazzi. Non riusciamo ad andare su, Palla Makelele. Messi. Bravo. Al cross, il portiere allontana il pericolo. E qua chi c'era? Robertson. Bravo. Gabriel Jesus. Splendida reazione del portiere. Gioca una palla lunga. Provano a partire in velocità. Tentativo di ma prendila però, Ultimo senso della posizione. Pericolo. Prendila, spettacolo. Gabriel Jesus. Fuori gioco. Fuori gioco. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Non si è visto come che era fuori gioco, Pirla. Non sei un pirlo, sei un pirla. Vediamo adesso, La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Prova a darla profonda nello spazio. L'affluenza di quest'oggi lanciato di sulla corsia di sinistra. Gabriel Jesus. Ma no, metterla fuori. Ah, è mia. Prova a verticalizzare. Lo sposta di peso e gliela porta via. Palla a Rijkaard. Cioè, questa è la mia, C'è spazio da sfruttare in verticale. Lasciala. Errore qui, pallone sprecato.
tocco preciso. Si ricomincia dal portiere. Bravo. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Ragazzi, questo non è che sia fortissimo, però mi ha fatto gol. Barella. Adriano può calciare. Ma dai, Adriano, che cazzo fai? Giocata in avanti. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono. Punizione. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. Esatto, Fabio. Porca troia. Sceglie di andare per vie verticali. Mbappé. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Opta per il lancio lungo. Non c'è nessuno che lo marca? Messi la mette in mezzo. Prova a salire in aria. Bell'azione. Ragazzi, niente da fare. Non si riesce a andare su. Non si riesce a attaccare. Non si riesce a andare su. Meglio lo spazio. Allora, vediamo un po' come si è messi qua. Barella è un po' stanco anche Barella. Facciamo così e vediamo se va un po' meglio, ragazzi. Non lo so. Questo campionato sono partito malissimo. Una sconfitta, un pareggio, un'altra sconfitta. Sono partito molto molto male in questo campionato e mi sa che. Lasciano il campo per il numero 22. E vedete, non ne becco una, vedete anche voi, no? Occasione per il contropiede. Il numero 20 scavalca la difesa con un pallonetto. Il numero 15 fa male i calcoli, il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Non riesco neanche a prenderla io. Mbappé. Mbappé. No ragazzi, no. Mancano il pareggio. Lo manco sempre il pareggio. Lui che non se ne debba pentire. Tocco morbido. Ma porca troia. Bastoni, neanche tenendo in campo sei capace. Sei una pirla. Ma che lele. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare il rischio. Ma porca puttana. Cerca aiuto nella zona laterale. Messi la mette in mezzo. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Oh, nessuno, eh. Pallone interessante, in verticale. Dai, ma smetti l'arbitro. Cazzo, non era. Ma dai, lasciami giocare. Abito di merda e non è fallo, è imbecille quello che cade per terra. Deve essere un tipo un quadrato questo. Vediamo chi calcia. Chi fa? No, da qua non dovrebbe fare gol, eh? Messi. No, da lì Messi non fa gol. Come cazzo fa a fare gol da lì Messi? Vabbè tutto, ma dai, mancano pochi minuti, ragazzi, 7 minuti che poi in realtà saranno neanche 2 qua perché la spalla riconquista subito la sfera. Robertson. Gabriel Jesus vede lo scatto e cerca la profondità. Difesa molto distratta in questa occasione, non possono permettersi. Ma cos'è? Situazione così. Sceglie il pallone morbido. Dalla pure a loro sempre. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Attenzione, può avanzare e tirare. Lewandowski. Ma basta, ragazzi, non riesco a prendere una palla. Ragazzi, non riesco a prendere una palla. Sono io che sono scarso, va bene. Sono scarsissimo, ma non riesco a prendere una palla, ragazzi. Non ne prendo una. E che fai? Dai, buttala subito su adesso e cosa facciamo? Buttala subito su e cosa facciamo? Lautaro Martinez. Palla filtrante per Messi. Si avvicina alla porta. Cos'è stato? Cos'è stato? Cos'è stato?
Cos'è stato, Piana mia? Cos'è successo là con la palla? Cos'è successo? C'è la palla lunga in avanti. Lautaro Martinez. Messi ha calciato forte. E para ancora. Io non ho capito, prima avevo la palla sui piedi e non ha tirato. Non ho capito, ragazzi, vorrei rivederlo, non ho capito. Non sono riuscito a tirare niente. Una partita persa, una partita persa, va bene. Non riusciamo a fare gol. Non riusciamo a fare gol. Tiri in porta 5, 9 tiri di cui 5 in porta e lui 5 parati. Ragazzi, lui 4 tiri in porta e ci ha fatto gol. Possesso palla, va bene. Siamo lì. Più tiri in porta per noi. Niente, ragazzi. Lasciamo stare. Io non riesco a capire. Perché non riesco a buttarla dentro, ma faccio sempre con i passaggini del cazzo, arrivo davanti alla porta e non riesco a tirare. Tre sconfitte, diciamo che abbiamo cominciato la divisione 7 alla grande, dai che finiamo in divisione 8, ragazzi. Se continua così andiamo in 8, dai. Altra partita, andiamo in divisione 8, non se ne parla più. Cominciamo dalla 9, forse ne vinciamo qualcuna probabilmente. In 9 probabilmente sì, della 9. Della 9, ragazzi, qualcuna forse... riusciamo a vincere anche noi, cosa dite? Tre attacchi, vabbè dai, tre attacchi che me ne frega, ormai qua non si può più fare niente per niente, quindi facciamo così qua, va bene, dai, vediamo la formazione che l'avversario, Barcellona, al Camp Nou, va bene, vediamo le maglie, direi che forse porta sfiga la maglia, allora ragazzi facciamo così, se porta sfiga la maglia, oggi la cambiamo. Oggi cambiamo maglia. È la maglia che porta sfiga, ci fa perdere. Oggi cambiamo maglia, ragazzi. E se vinciamo con questa maglia, un like lo voglio, eh. Se vinciamo con questa maglia, un like dovete dare. Andiamo avanti. Se porta sfiga la maglia, adesso non so cosa farci. Allora, vediamo la formazione. Adesso c'è un obbligo un pochino squinternato, eh. Vediamo chi c'è in panchina che magari è messo meglio. Ci potrei mettere subito De Bruyne lì, magari, o anche Messi, ma... facciamo così, ragazzi, mettiamo Messi qua dietro e già la giochiamo così, la giochiamo con Messi lì dietro e De Bruyne qua e partiamo subito all'attacco, poi vediamo l'avversario come se la gioca, non ho visto come se la gioca l'avversario, diamo un'occhiatina, magari parti Lewandowski, Salas, Messi, Sané, Son in difesa, Minchao Kim e Marquinhos, Kimic e Cancelo. Dai, la buona formazione la sua, ragazzi. Non è una brutta formazione, vediamo adesso. È pronto, sì. Ragazzi, basta perdere. Deve essere categorico. Basta perdere, ci deve cominciare a vincere. Basta perdere, si comincia, si deve cominciare a vincere. Potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea, finalmente ci siamo. Gli spalti sono gremiti, i cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento, e forse anche un po' della sofferenza, nel caso sia dei tifosi delle squadre in campo oggi. Madonna, che figa! Spotify Camp Nou sfoggia ancora una volta il vestito delle grandi occasioni. I colori blaugrana salutano l'ingresso in campo dei giocatori. La partita è già cominciata. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Palla a Salas. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Sané, ecco Adriano, capisce tutto e interviene con sicurezza. Palla riconquistata immediatamente. Fuori gioco, segnala giustamente la posizione irregolare. Dai, ragazzi, impegniamoci un po', dobbiamo cercare di vincere qua, ragazzi, dobbiamo cercare di vincere, dai, forza, vediamo di attaccare di qua, vediamo. Sono
sono in attesa di vedere come si comporterà Adriano là davanti. Non sei fiducioso che possa far bene? Tutt'altro. Spero che ci sorprenda con uno dei suoi colpi. Il brasiliano, quando non è acciaccato, è uno dei più dinamici nel suo ruolo. Magari spara uno dei suoi missili terra-aria. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Allora, Salas la gioca a sinistra. Palla dentro di Yeon-Min Son. Madonna ragazzi, ma qua non va mica tanto bene. Messi. Ma dai, ma io l'ho tirata, dai. La mette, se io la colpisco, perché non me la fai? Allarga il gioco con palloni a sinistra. Son. Ma smettila! Me l'ha fatto toccare a me e la mette fuori. Ma ora lasciala andare fuori, bastardo d'un gioco. Ma che cazzo? Via. Sì, vabbè, fai gol anche, che mi incazzo, Questo non è forte, ragazzi, però noi non riusciamo a giocare. Questo non è forte, ma noi non riusciamo a giocare. Questo è il problema. Che giochiamo contro uno che non è forte, ma non riusciamo a giocare. Mbappé. Guarda, guarda, guarda. Non riesco a prendere una, Salas. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Sané. Adriano. C'è Messi? Adriano! Splendida reazione del portiere! Parata da campione. Adriano non farà mai gol. Ha fatto tutto. Finché me la parano, Adriano non farà mai gol, ragazzi. In un intervento da manuale. Bravo, cazzo, è uscito questo. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Madonna, interrompe l'azione avversaria. Ma dai, che cazzo! Vede lo scatto e cerca la profondità. A sinistra con il passaggio. Che pallone gli ha dato! Può tentare la conclusione. Ma dai, ma che cazzo di gol di merda! Ma non è possibile fare un gol così. Manco avesse disegnato la traiettoria a mano. E nessuno che lo ferma, nessuno che lo ferma, nessuno che lo ferma. Ma dai ragazzi, ma basta! Ma diamoci la mossa, gioco di merda! Ma diamoci la mossa! Si riparte dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Occasione per il contropiede. Prova a darla profonda nello spazio. Barella! E Barella la butta fuori, ovviamente Barella la butta fuori. È scontato che Barella non può fare gol, Barella. Loro fanno gol. I nostri non fanno gol che tirano in porta. Perché non beccano mai la porta. I loro la beccano, i nostri non la beccano mai. Inserisce la difesa. Ma riceve in ottima posizione. Ma guarda te, c'ho anche la sfiga, Salas, pallone interessante. Ma guarda che va là, guarda che va là. Palla in mezzo. Pericolo. Ma dai, è invalicabile oggi. Si fa avanti in territorio nemico. Ecco Adriano. Viene sbilanciato. Cioè, non è possibile. Anche sbilanciato, Milano. Anche sbilanciato. Vediamo se può capitalizzare. Ma perché si è fermato? Ma è fermato. Una situazione facile per lui. Ha dovuto combattere. Ma Cristo! Ma perché si fermano i giocatori? Perché si fermano i giocatori? Perché si fermano i miei giocatori? Perché si fermano? Quando hanno la palla si fermano, vaffanculo. Passa da lui, bravo. Di andare per vie verticali. Bravo. Bravo, 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 ragazzi, basta. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa. Basta. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio. Cioè, non riesco, ragazzi, non riesco più a giocare. Non riesco più a giocare. 2-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata. Non riesco più a giocare. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Errore qui, pallone sprecato.
decide di giocarla in profondità. Messi, ma guardate, la prende lui, ce l'ho io, la prende lui, ma ecco Adriano allunga il piede, ma dai, me la fa... Salas, 2 minuti di descuento. La gioca sulla destra. Sané ha spazio per affondare. La mette in avanti. Ecco Adriano. Mbappé. Ci prova con un pallone profondo. Bravo! Fai i giochetti, perché era finita la partita, fai i giochetti. Ti facevo gol, lo pigliavi nel sedere, lo pigliavi. Ma va a cagare, fai i giochetti con il portiere. Non è possibile, ragazzi, non è possibile, non è possibile. Non è possibile giocare in questa maniera. Non è possibile giocare in questa maniera. Non è possibile giocare in questa maniera. Fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. Cioè, io non lo so. Il mio è là. Cercano l'azione. Bravo. Supera il diretto avversario. Palla al centro. Vai. Sicuro qui l'intervento del portiere. C'è il lungo pallone in avanti. Ancora. Ma, oh, è possibile che... Ma guardate! La prendono sempre loro, ma... La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Non è possibile, ragazzi. Intercetta il pallone, ben fatto. La mette sulla sinistra. Bravo, anche là. Palla dentro, c'è il colpo di testa. Bravo, 3-0. Bravo, 3-0, ragazzi. Una disfatta con un Pirla, perché secondo me questo non è forte, è uno che ha del gran culo. Hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Io faccio le cazzate, poi alla fine, vero? E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Cioè, scusa, Messi. Buttala via, ma è possibile che la tengano sempre lì i giocatori e che non la buttano via? Facciamo anche il 4, dai, su, facciamo anche il 4, che sei contento, ne fai 4, sei bravo a fare le proprie gol. Quando c'è Konami che ti aiuta, Konami che ti aiuta, fai 4 gol, bravo. L'assistenza è stata sventato, adesso possono ripartire in velocità. 47, non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Ah, oh, no, non riesco a beccarne una. Guarda. De Bruyne. Ma guarda te, anche gli impari di merda. Guarda, è due. In due là, bravissimi, bravo. Salas, occasione d'oro. Ma va a cagare. Calcio d'angolo per loro, certo. Calcio d'angolo per loro, bravo. Soltanto uno dall'altra parte. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Intervento tempestivo. Guarda, non riesco a prendere una. Passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. Tocco preciso. C'è Messi. Messi! Tanto non faccio gol. Io posso anche tirare in porta, ragazzi, ma non mi fa fare gol a me. Posso anche tirare in porta, ma a me non mi fa fare gol. Va via in profondità. Riceve un pallone interessante. A me non mi fa fare gol, vedete, ragazzi? Non riesco a prenderla. Alza la palla in profondità verso il compagno. Vai con calma, bravo. Non mi fa fare gol, è inutile che... Non mi fa fare gol. Non mi fa fare gol, ragazzi, non c'è niente da fare. Era al posto giusto, un bel anticipo. Bella apertura. Provano a partire in velocità. Mbappé cerca il compagno. Ma dai, ma che cazzo di cross è? Pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra.
Lewandowski. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Cerca il secondo palo. Passaggio intercettato. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Oh! Non riesco a, prenderlo, eh? No, ragazzi, non c'è niente da fare. No, non so cosa farci. Non è serata, non è partita, non si può giocare in questa maniera. Non si può giocare in questa maniera, ragazzi, non so che cosa si può giocare qua. Allora, vediamo un pochino di cambiare qualcosa. Ragazzi, non c'è partita, è più forte, bravo, è più forte, Konami sicuramente più forte di noi, eh. Però l'avversario sì, va, ha fatto dei gol, ha meritato, i nostri non vanno dentro, quei pochi tiri che abbiamo fatto non vanno neanche dentro, quindi io non so più cosa fare. Ma perché mi è fermo? Guarda, ma non si muovono, ma che cazzo fanno? Dai, fai il tocco da imbecille. Ma guarda qua. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Non riesco, no, non me ne fa una, eh. Ecco un'occasione di contropiede. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. Palla che filtra per Drogba. E questo è l'espulsione. È per forza. Altro che me. Cosa fai? Fai il figo, ti fai spendere un giocatore, bravo. Sì, cambia la partita. Chi cazzo batte da qua? Il resto della partita in 10. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Non c'ho De Bruyne. Se sente, fa bene a provarci. No. Gioca Cancelo. Non è troppo. È un grande riflesso qui. Cos'ha combinato? E passa. Bruttissimo fallo in aria. Momento fondamentale possibile. Sì, anche rigore. Ma dai, ma smettila. Cazzo vuoi segnare dal dischetto? C'è una responsabilità enorme. Grande tensione. Tutto pronto per il calcio di rigore. Sbaglia, possono tornare a sperare. Sì, sperare, tua sorella sperare. Guarda che fallo che ha fatto. Freddo, determinato e ha ingannato il portiere. Non mollano, hanno trovato un gol importante. Scodella in avanti. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Una serie di passaggi pubblici efficaci. Cerco Messi. Miracolo di Giulio Cesar. Cosa vuoi fare, ragazzi? Ho fatto un gol per miracolo perché mi ha dato il rigore. Ma non c'è da vincere, non c'è da giocare, non c'è. Soltanto uno battuto dagli avversari. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Ha la possibilità di andare verso la porta. Occhio, può andare. Ottimo disimpegno, fondamentale. E l'arbitro dice che può bastare. Ragazzi, brutte partite, bruttissime partite, brutto campionato. Se continua così, retrocediamo in divisione 8, ragazzi. Retrocediamo in divisione 8. E mantenere alta la concentrazione dal primo al novantesimo. Non ho visto i tiri in porta, scusate, sono curioso. Tre tiri in porta, un gol. Torna a casa con una sconfitta. Niente, ragazzi, non giochiamo più a Apple, non si può far giocare. Sbagliamo tutto. Sbagliamo tutto, guarda, però guarda che roba. 5 partite, guardate il tabellino, 1, 2, 3, 4 rosse e una bianca, cioè 4 sconfitte e un pareggio, ragazzi. Cosa devo dire? Niente, faccio schifo io, probabilmente la vestiaria sono più forti tutti, questo sicuramente, non so,
curiosità, vediamo questo perché divisione è, cos'era questo qua. Ma no, non è forte ragazzi, un ex seconda, ma porca puttana. Cioè ho beccato ex terzi, un ex seconda ragazzi. Poi io non gioco benissimo, ma se becco giocatori così, ma ci credo che non vado da nessuna parte. Ragazzi, Tupo Mix vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima. Mi raccomando, un like se volete, iscrivetevi e attivate la campanellina. E poi ovviamente se vi è piaciuta la mia schifezza, le mie sconfitte vi piacciono, ragazzi, un bel like, fa piacere al canale. A me meno le sconfitte, ma il like fa piacere. Mi raccomando, in descrizione trovate lo sapere Telegram, andate anche sul canale, sul gruppo, a vedere. Tupo Mix vi saluta, vi ringrazia per questa compagnia, purtroppo non è andata bene, non sta andando bene ultimamente, troppe sconfitte, ma il gioco è questo e noi giochiamo così. Ciao a tutti ragazzi, Tupo Mix vi saluta, alla prossima, ciao.